Le perdite del postparto, il sanguinamento vaginale, detto locchiazione. Simile ad una mestruazione, segna la fuoriuscita di sangue, residui placentari, liquidi fetali e muco. Le locchiazioni durano all'incirca 6 settimane, dipende dalla storia e dalla fisiologia di quella donna, e la conducono nel cuore del primo trimestre, chiamato tempo di introduzione. In questa fase la donna viene portata dal suo conosciuto fino a quel momento al non conosciuto ancora, quindi al tempo di assoluta scoperta delle sue nuove abilità psicofisiche donate dall'esperienza di nascita che la completeranno nel tempo come madre. Il tempo di locchiazione può essere percepito dalla donna come un limbo, come un tempo alteratissimo, ed è in questa particolare fase che la donna senza dubbio avrà necessità di ricevere aiuto da parte dell'esterno, del compagno o di altre figure attorno a lei. In quanto l'allattamento, le sue braccia, il suo intero corpo, il suo pensiero sono totalmente dedicati all'accudimento del bimbo, ma anche il suo processo corporeo interno è costantemente attivo verso questo movimento di trasporto e pulizia che è appunto la locchiazione. Un processo totalizzante che inizia subito dopo l'impegno della gravidanza e del parto. Movimento di grande intelligenza corporea che riporta l'utero del corpo intero ad un nuovo equilibrio, consentendo alla donna di tornare a sé per iniziare consapevolmente la sua grande trasformazione nei 3 anni a seguire. In alcune culture il tempo di locchiazione veniva e viene visto come periodo impuro della donna, veniva letto quindi in negativo, quando invece è un processo che vuole stabilire nuova fertilità, è una pulizia, un processo di grande purificazione, va secondato quindi in positivo da parte della donna e di chi la circonda. Un processo che nel suo accadere va conosciuto, va accompagnato, va inteso come salute, va inteso come grande potenziale del corpo, cui va dato notevole valore, come tutte le grandi transizioni dell'incredibile tempo di nascita.